perché la destra vince così nettamente? Perché è più brava a comunicare, perché ha una leader molto riconoscibile che è entrata nella moda. Non parlerei nemmeno più di ondate, la politica ormai è fatta di mode. In questo momento la destra va di moda e chi ha seguito quella moda ha bisogno di tempo per rendersi conto di avere sbagliato moda e di sceglierne un'altra. Quindi non è tanto una questione di chi ha il merito, di chi ha le colpe, perché poi quando vince la destra è perché la destra è più forte in questo momento, quindi è inutile stare a cercare grandi colpe. L'importante è che chi sta all'opposizione si prepari a quando la destra passerà di moda, e allora, abbiamo visto in questi anni che le mode durano molto poco. Perché dici va di moda? Governano, hanno un periodo anche difficile dal punto di vista dell'economia, la gente continua a votarli, soprattutto all'altra parte ci sono cambiamenti anche strutturali, anche molto profondi delle leadership, però loro vincono. Perché è una moda? È una moda perché alle ultime elezioni si è deciso di cambiare e di premiare la leader che era rimasta all'opposizione per 5 anni. E quindi gli elettori per un bel po' si aggrapperanno a quella scelta, sperando di non dover ammettere, come gli era già accaduto in passato, pensiamo alla fine che ha fatto Salvini, che è passato dal 40% all'8%, di essersi sbagliati. Quindi il governo in questo momento non ha nulla da temere, ma se vanno avanti così probabilmente passeranno di moda abbastanza presto. Hanno vinto, non hanno ragione. Non è che questa vittoria dice che governano bene. Secondo me governano malissimo. Sono stati molto bravi a nascondere le porcherie che hanno fatto finora, forse perché sono porcherie che non hanno ancora toccato la vita e il portafoglio delle persone. Già fra un mese, quando 800.000 famiglie perderanno il reddito di cittadinanza, qualcuno comincerà ad accorgersene, anche perché i ceti più umili non hanno votato soltanto 5 Stelle, hanno votato anche a destra, anche Fratelli d'Italia e anche la Lega. Senti, torniamo al concetto di moda e poi andremo anche alle politiche. Lush Klein è stato un tentativo di rispondere con una nuova moda, una moda che si era appena imposta, se seguiamo il tuo ragionamento. Beh, Lush Klein è stata votata dagli iscritti al partito che hanno fatto la stessa scelta dentro il loro partito che hanno fatto gli italiani a livello nazionale e a livello generale, e cioè questi 15 anni di PD li archiviamo e prendiamo una che non era nemmeno iscritta al PD e le diamo il compito di fare il contrario di quello che hanno fatto gli altri in quei 15 anni, quando, come è noto, hanno governato, hanno occupato poltrone, ma non hanno mai vinto una sola elezione politica nella loro storia. Il problema è che adesso la Schlein è in mezzo a questo guado, a questa contraddizione. Deve gestire un partito che non l'ha voluta, per rispondere al mandato degli iscritti che vogliono degli elettori che vogliono che faccia il contrario di quello che vuole invece l'iscritto, cioè l'apparato, e o decide di tornare a essere se stessa, cioè la Schlein, che è stata scelta proprio perché la Schlein, l'antitesi alle leadership che abbiamo conosciuto in questi anni, oppure se continua a fingersi morta per sopravvivere e a aggirare tutte le questioni con supercazzole incomprensibili, rischia di passare di moda anche lei, che non è una moda, perché è una persona che a sostanza ha costruito la sua carriera politica tra la gente, non certo nei salotti, però ancora deve dimostrare tutto. Però come fa a essere segretario di un partito, segretaria di un partito, e fare quello che il partito non vuole? È una contraddizione forse inscindibile da questo punto di vista. Questa è la contraddizione dalla quale puoi uscire in due modi. Uno è quello che ha seguito in questi primi 3 mesi, non scontentare nessuno e quindi non prendere nessuna posizione compromettente. Occuparsi di questioni anche importanti, per carità, perché i diritti civili, le pulsioni, diciamo, autoritarie che ogni tanto si intravedono in questa destra, eccetera, per carità, saranno anche cose importanti. Come dimostrano le urne, non calamitano elettori.
Forse difendere di più Fazio e l'Annunziata che non le famiglie dei diseredati che perdono il reddito di cittadinanza, o almeno dare l'impressione di appassionarsi di più ai posti che il suo partito ha perso in Rai rispetto a quei pezzi di società che stanno precipitando verso il marciapiede, verso il lastrico, non è una scelta pagante. Oppure scegliere di avere la stessa politica estera della Meloni, che Allora, è la ora contraddizione analizziamo secondo me numero uno. tutti i fatti e arriveremo anche alla questione dell'informazione della RAI, però tu tocchi un tasto molto importante, le questioni dei diritti civili, le questioni diciamo, che molto spesso la Schlein si è trovata a difendere e a rivendicare, sono delle questioni riconosciutamente molto importanti, però giustamente tu dici non portano elettori, come mai e come si vive questa difficile... Diciamo, questa difficile battaglia di dover resistere a un governo della destra che spesso, come dicevi, dà l'impressione di voler toccare questi diritti e non passare per un'elite intellettuale che non si interessa dei problemi reali del paese. Elie Schlein ha uno slogan molto azzeccato: non ci hanno visti arrivare. Adesso quello slogan rischia di ritorcersi contro di lei, e cioè qualcuno potrebbe dire: ma perché è arrivato qualcuno? Andiamo. Perché sei arrivata? Perché questo è quello che ci si domanda. Hanno perso un sacco di tempo, di voce, di energia. Appresso a casi dei quali al cittadino comune non frega assolutamente niente, il caso Cospito del Mastro Donzelli, per carità, un caso importante, e poi il caso della Colosimo, escono dall'aula, vanno sull'Aventino. Ma la politica è fatta per fare politica. Se non vuoi la Colosimo, devi cercare di intrecciare delle alleanze per fare in modo che venga fuori un'altra presidente dell'antimafia. Non puoi uscire dall'aula, a meno che tu non abbia deciso che è arrivato il nazifascismo, nel qual caso non basta uscire dall'aula, bisogna andare sulle montagne con i mitra, non nei talk o nei salotti. Questa è una contraddizione insanabile. E l'altra contraddizione è che il PD ha sempre sofferto della sua astrattezza. Ha fatto una campagna elettorale, l'ultima con Letta, sull'agenda Draghi, che è un oggetto misterioso. Nessun archeologo è riuscito mai a trovarlo. Forse adesso negli scavi di Pompei ultimi, insieme ai due scheletri, verrà fuori anche l'agenda Draghi. L'hanno pagata cara. Stanno sostituendo un'astrattezza con un'altra astrattezza, lanciando continuamente al lupo, al lupo, al lupo per delle emergenze che la gente, a ragione o torto, non avverte. Allora. E la gente in questo momento interessa il posto di lavoro, il salario misero, le bollette che riaumentano e il rischio di una guerra mondiale. Però chi si è Se speso, questi Marco. temi sono coperti da quegli altri, molto importanti per carità, ma secondari rispetto a questi che sono primari, ecco che il cortocircuito è I voti totale. non arrivano, però non arrivano neanche a chi rivendica il reddito di cittadinanza, come Conte, a chi si oppone alla cessione delle armi all'Ucraina, come Conte, e anzi diventa ormai quasi scontato dire: beh, ma alle amministrative il Movimento 5 Stelle va male. Si può dare per scontato che vada male nel voto dei cittadini locali un partito che mira al governo del Paese? No, certo che non si può dare per scontato. Sia i 5 Stelle sia il PD dovrebbero farsi una domanda. Ma dopo 8 mesi di governo così vergognoso, è possibile mai che noi abbiamo più o meno gli stessi voti che abbiamo preso prima che questo governo partisse? Perché i 5 Stelle hanno un punticino, forse mezzo punticino in più del 25 settembre, la Schlein? Dopo tutto il battage che è stato fatto, anche lei un punticino in più di quello che ha preso Letta, avrebbero dovuto entrare molto di più nella pancia degli italiani e già capitalizzare il primo patrimonio di scontenti, che non può essere ancora molto ampio, ma deve già essere iniziato, visto che comunque questi hanno fatto 13-14 condoni, hanno attaccato i poveri in una maniera invereconda.
E invece questo non sta avvenendo, e non sta avvenendo non perché non si siano alleati, perché non ci si allea per fare l'opposizione. L'idea che vadano in giro come Bibi e Bibò, Conte e la Schlein, e arrivino i voti è una totale sciocchezza. Non è mai la somma che fa il totale in politica. In questo momento devono organizzare i loro territori. Che hanno problemi opposti, la Schlein ha troppa classe dirigente che non è sua, Conte non ha più la classe dirigente perché l'hanno rasa al suolo con la regola del doppio mandato e basta, e invece evidentemente non riescono a penetrare in quella ampia fascia di scontenti e in quell'ampia fascia di persone che non hanno votato per il centrodestra o non hanno votato e sono i 2/3 del Può paese, i tre essere, quarti del Marco, paese. il PD ha affrontato problemi di leadership, ha cambiato il segretario recentemente, già addirittura molti mettono in discussione anche almeno le qualità della leadership di Schlein. Può essere che anche il Movimento 5 Stelle si trovi a dover decidere se Conte è il leader giusto? Ma io credo che se esistono ancora i 5 Stelle è solo ed esclusivamente perché hanno Conte come leader, nel senso che Conte ha una popolarità e una credibilità personale che gli deriva dal buon ricordo che ha lasciato con il suo secondo governo e anche in parte con il primo, mentre il Movimento 5 Stelle sui territori di fatto in questo momento non esiste più. Perché i meet-up sono stati quasi tutti eletti e poi scaduti dopo i 2 mandati e non sono stati sostituiti. Oggi finalmente con una lentezza da tempi biblici più propri della Chiesa che non di un partito o di un movimento, Conte ha annunciato questa quarantina di coordinatori locali che dovranno iniziare a organizzare una rete. E quella rete la organizzi soltanto promuovendo delle iniziative di opposizione mirata sui punti più gravi che sta lasciando scoperti questo governo con la gente, andando a fare quello che fai in campagna elettorale, ma invece nei mesi senza campagna elettorale. Da questo punto di vista hanno un anno. Lui e la Schlein. La Allora, Schlein per manca però. sostituire la classe dirigente che non è sua Hanno un e anno prima Conte delle per europee, costruirne diciamo. un'altra. Manca un pezzetto dell'opposizione, che certo non è la tua favorita, però c'è il terzo polo, i 2 terzi poli. Queste elezioni sono state spesso vinte o perse per una manciata di voti, e se non altro questo a molti osservatori fa pensare, guardate, in ogni caso. Se ci deve essere un'alternativa nell'opposizione, deve essere un'alternativa che va da Renzi e Calenda fino ai 5 Stelle. Renzi e Calenda, in questo momento, come li vedi? A me commuove sentire ancora parlare di terzo polo. Sono A arrivati me, sesti alle certo, questo hai elezioni e poi si ragione. sono anche divisi. È il sesto pelo, Resta non quel è il nome terzo che. polo. Superfluo, peraltro. Gli unici posti dove vincono è quando si accodano al centrodestra per fare la ruota di scorta, che non è necessaria perché il centrodestra in questo momento non ne ha bisogno. Io credo che sia esattamente l'opposto quello che deve fare un'opposizione, e cioè deve lasciar perdere quelli che si offrono alla maggioranza, come sta facendo questa coppia di centrini che non perdono occasione per dire alla Meloni: noi quando vuoi ci siamo, sulle riforme ci siamo, cioè sulle cose più gravi. Loro ci sono, sull'abolizione del reddito di cittadinanza ci sono, sulle riforme presidenzialiste ci sono, è proprio, e la chiami opposizione, sono una ruota di scorta della maggioranza che però la schifa perché non ha bisogno di loro. Arriverà a breve Carlo Calenda e vedremo quale sarà la risposta alla tua posizione. Tu dicevi, guardate che questo governo sta governando male, però la gente è ancora vittima di una moda oppure non vuole, mettiamola in positivo, non vuole lasciare la speranza di cui ha investito Giorgia Meloni, quindi ancora ci crede. Che cosa sta facendo dal tuo punto di vista di grave sul fronte economico e poi andremo sugli altri fronti questo governo? Ma dunque, intanto questo governo ha tradito tutte le promesse elettorali che aveva fatto. Aboliremo le accise, l'hai visto te l'abolizione delle accise? Mai la svendita di ITA a Lufthansa. Cosa hanno fatto? Hanno svenduto ITA a Lufthansa. Blocco navale sui migranti, non l'hanno fatto, i migranti sono quintuplicati rispetto a quando c'erano i famosi governi amici dei migranti.
È finita la pacchia europea, che cosa hanno fatto? La prima cosa è mettere Giorgetti, che ha consegnato la politica economica e finanziaria dell'Italia ai falchi dell'Unione Europea. Applicano addirittura un'austerità un po' superiore a quella che ci viene chiesta dai falchi dell'Unione Europea. Perché? Perché sanno che senza l'approvazione dei falchi dell'Unione Europea e della NATO questo governo non lo facevano nemmeno nascere. E infatti la politica estera a chi l'hanno consegnata? Agli Stati Uniti e alla NATO, e meno male che c'è qualche frescone che continua a chiamarli sovranisti. Ma quali sovranisti? Le due cose più importanti, la politica finanziaria l'hanno appaltata all'Unione Europea, la politica estera di guerra e di riarmo l'hanno appaltata alla NATO e agli Stati Uniti, sarebbero pure sovranisti. Ma sovranista è chi difende l'interesse nazionale, non chi difende l'interesse di altre nazioni a discapito della nostra. Però vedi, Dato che le cose più importanti le hanno appaltate fuori dall'Italia, che cosa gli resta da fare? Affarucci, condonini, messaggi agli evasori fiscali. L'altro giorno la Meloni a Catania ha definito il fisco, cioè le tasse che servono per pagare i servizi ai cittadini, pizzo di Stato, no? E poi una gran cagnara di dichiarazioni che appassionano tantissimo i media e la cosiddetta opposizione, per far vedere che stanno affermando una supremazia culturale. La supremazia culturale con Lollobrigida e quegli altri. Ma stiamo scherzando. Arriviamo a questo punto. Il loro spazio è quello lì. Chiacchiere sparate continue per far vedere che stanno affermando una supremazia culturale. Allora, arriviamo al punto della supremazia culturale. Tu prima dicevi in qualche modo il cancellamento, la uscita dalla RAI delle trasmissioni di Fazio Annunziata è solo un risultato della lottizzazione che c'è sempre stata. Però, in ogni caso, il fatto che ci sia sempre stata, non migliora il quadro, perché erano delle trasmissioni comunque molto seguite che molti telespettatori non avranno più. Si diceva, tu se vuoi un cambiamento... No, le avranno da un'altra parte, quella di Fazio ce l'avranno sul 9, e quindi gli appassionati di Fazio potranno seguirlo sul 9. L'Annunziata ancora non lo sappiamo, ma non si può, bisognerebbe almeno seguire la consecutio temporum. Uno, per farsi cacciare dagli attuali vertici della RAI messi lì dalla Meloni, avrebbe dovuto aspettare almeno che si insediassero e vedere se lo cacciavano o no. Ma se te ne vai prima, come fai a dire che ti hanno cacciato? Infatti Fazio è stato molto onesto e ha detto che non l'hanno cacciato. Sono gli altri che continuano a dire che è stato cacciato. Idem l'Annunziata, il suo programma era stato confermato e lei ha detto me ne vado perché non condivido niente di questo però, governo. Marco... Ma sei lì dal 1995, vuol dire che hai condiviso i precedenti 17 governi, tutti? E come hai fatto? Allora, però c'è un punto. In un mercato come quello che si è sviluppato rispetto a quando fu epurato Michele Santoro, che sta per raggiungerci, rispetto a quando fu cancellata la trasmissione di Biagi, quando tu fosti fatto fuori dalla RAI, il mercato è cambiato, no? Quindi la RAI che non vuole più una trasmissione, basta che lasci fare il mercato, no? Basta che non ti chiama, ti sta scadendo il contratto, passa una settimana alla scadenza del contratto, tu lo capisci che aria c'è e non è che per quello ti devi immolare e smettere di lavorare. Se trovi un'altra trasmissione, il punto diventa alla RAI conviene o no che siano andati via Fazio e Annunziata, e il governo che gestisce la RAI la sta gestendo nell'interesse della RAI o di una supposta ricerca di egemonia culturale? Io la parola culturale la abolirei, visto che la dobbiamo applicare a questi poveracci, perché mi sembra francamente eccessiva. È un'occupazione di posti, come hanno sempre fatto tutti, un po' meno irrispettosa delle opposizioni di quanto non avessero fatto Draghi e Renzi, che avevano fatto tabula rasa di tutte le opposizioni. La Meloni era addirittura stata fatta fuori dal consiglio di amministrazione della RAI, e i 5 Stelle, che erano il partito che aveva vinto le elezioni ultime, non avevano avuto assolutamente niente. E quindi l'amministratore, il direttore generale e amministratore delegato messo lì da Draghi, Fuortes, ha covato come una chioccia il contratto di Fazio per 4 mesi. Quindi è stato lui che non ha rinnovato il contratto. Perché l'ha fatto? Chiaramente per fare un favore a quelli che sarebbero venuti dopo, ma non si può accusare quelli che sono venuti dopo
del fatto che qualcuno per eccesso di servilismo gli ha fatto un favore prima che loro arrivassero. Il lupo e l'agnello. Io non ho dubbi che la destra avrebbe rotto le scatole a Fazio e l'ha annunziata. Ma come ci ha insegnato Roberto Zaccaria, era presidente della RAI nel 2001 quando Berlusconi vinse, Berlusconi gli disse vattene e lui disse no, la legge mi dà ancora un anno e quindi faccio ancora un anno. E Berlusconi, l'editto bulgaro, lo fece l'anno dopo. E a me non mi hanno fatto fuori dalla RAI perché io alla RAI non c'ero, ero andato una volta in un programma di Luttazzi. Sì, insomma, non hai avuto più frequentazioni. I rapporti tra Berlusconi e la mafia. Quelle erano epurazioni perché... perché non volevano che si parlasse di certi temi e fatto fuori Luttazzi, fatto fuori Santoro e fatto fuori Biagi, di quei temi non si parlò più. I casi di cui stiamo parlando adesso non c'entrano niente. Però, non hanno quali sono i temi e le notizie di cui parlavano, scomodi di cui parlavano i programmi che alla RAI non ci saranno più. La RAI era già stata completamente normalizzata. Erano 6 mesi che i telegiornali cantavano le lodi alla Meloni, a reti unificate, e a cantarle erano gli stessi cantanti che le cantavano a Draghi prima. Se non avessero bisogno di piazzare gente al posto di quelli di prima, li avrebbero lasciati tutti. Erano già cambiati loro, senza nemmeno che cambiassero i direttori. Questo giustifica il cancellare 2 trasmissioni che fanno più del 10%. Arriviamo al dunque industriale. Quale ragionamento industriale c'è? Non le ha cancellate nessuno. Allora, nel non rinnovare i contratti a 2 professionisti che fanno più del 10%, arriviamo al nodo industriale e riportiamo a quello che sta succedendo al Paese. L'annunziata mi risulta che era rinnovata. Fazio non gliel'ha rinnovato quello di prima, non ha neanche avuto il tempo di parlare non con è imputabile Sergio, a quelli attuali. Nuovo, perché se n'è andato via prima, io che ci posso fare? E allora non rimane che da commentare, se ti chiedo di essere breve su questo, le figure di Salvini e Berlusconi. In questo momento ci guadagnano dalla vittoria del centrodestra o iniziano a sospettare che è meglio muoversi prima delle europee per farsi sentire? E ma dove vanno una volta che si sono mossi? Occupano posti, poltrone, strapuntini, hanno il potere. Salvini ci è già cascato una volta. Quest'idea, mi muovo e così prendo pieni poteri, si è ritrovato per 2 anni senza poteri. Se Renzi non avesse buttato giù Conte non avrebbe potuto nemmeno tornare al potere con Draghi, quindi non so, non saprei dove vanno. Poi Berlusconi, con tutto il rispetto, mi pare che lui come persona in questo momento abbia dei problemi molto più seri che non quello di fare delle mosse politiche. Ha un partito che è lì in attesa di sapere che cosa succederà del suo leader, se tornerà in salute, se tornerà in forma. Ho letto che Marta Fascina vuole i pieni poteri in Forza Italia, ecco, quindi dove vai, insomma, se il leader Marco è Marta Travaglio, Fascina? Grazie.